Presidente, ho chiesto di intervenire per la polemica strumentale che nelle ultime ore il PD dell'Umbria ha sollevato a livello regionale e locale, accusando il governo della chiusura di un punto nascita, quella dell'ospedale di Pantalla di Todi, nella media valle del Tevere. E allora credo che sia necessario e fondamentale ristabilire la verità. Dico questo perché pochi giorni fa l'assessore regionale ha comunicato ai sindaci che il 30 di luglio il punto nascita chiuderà perché il governo ha rifiutato la deroga ai 500 nati minimi previsti e quindi, ahimè, la regione non potrà far altro che attuare la disposizione. Peccato che l'assessore regionale, così come il segretario locale del PD, si sia dimenticato di dire che il 22 di maggio del 2018, quando fu bocciata la richiesta della Regione Umbria, in carica ci fosse il primo ministro Gentiloni e il ministro della Sanità fosse il ministro Lorenzin. Bastava controllare la data di approvazione, non quella di trasmissione di luglio. Ma cosa ancora più grave, non si avverte una comunità e non si avvertono i sindaci a 15 giorni dalla chiusura, quando lo stesso documento raccomandava altresì di attivare un'opportuna campagna sociale per coinvolgere e informare la popolazione circa la chiusura. Ebbene, per un anno si è scelto di tenere un documento nel cassetto, salvo poi accusare l'attuale governo di non aver risolto un problema che è proprio il PD ad aver creato, non individuando giuste e necessarie soluzioni, non solo ovviamente per l'Umbria, ma a livello nazionale, per un problema reale. E qui, visto che a noi interessa non solo ristabilire la verità, ma anche trovare soluzioni, l'appello al Parlamento e al Governo per rivedere, pur nella piena assoluta sicurezza da garantire al nascituro e alla madre, a rivedere, dicevo, i parametri per il mantenimento dei punti nascita, perché se veramente, come tutti abbiamo detto, vogliamo combattere il drammatico crollo della natalità che colpisce il nostro paese, meno 140.000 nati in 10 anni, lo si fa anche fornendo strutture presenti sul territorio che possano permettere ai cittadini di non dover intraprendere viaggi chissà quanto lunghi, soprattutto in zone disagiate e di piccoli comuni, per poter concretizzare il sogno di veder nascere in sicurezza il proprio figlio. Grazie.